Ciao a tutte ragazze, benvenute a questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, si tratta di una sistemazione del mio armadio. Allora, ho deciso di fare appunto questo video giusto per fare due chiacchiere con voi, anche perché urge tantissimo la sistemazione dell'armadio, ma soprattutto di ciò che c'è sotto, quindi nella base dell'armadio ci sono scarpe, vestiti, veramente un casino e quindi devo riordinare assolutamente. Però come prima cosa voglio fare appunto decluttering o comunque una sistemazione dell'armadio, appunto di questo qua. Questo è l'unico armadio che ho, poi ho vari cassetti e cassettoni con altri vestiti che però ho già fatto, diciamo, fuori da ho già sistemato. Qui su voi non vedete, ma ci sono tutte quante le mie borse. Anche qua ho fatto un mega decluttering non molto tempo fa, non ne ho acquistate di nuove nel frattempo, quindi resta tutto così com'è. E niente, volevo fare una premessa: i vestiti che andrò a togliere, o li mando a mia sorella, o comunque, come faccio sempre, li andrò a dare in qualche centro di beneficenza, qualche raccolta, diciamo, di abbigliamento per quello scopo. Allora, già ho fatto un video del genere, nel senso avevo girato un video del genere, avevo veramente fatto un decluttering immenso, però a causa appunto della luce che non era favorevole per niente, non sono appunto riuscita e poi non l'ho pubblicato, non riuscivo veramente a sistemarlo, la qualità del video era veramente pessima e quindi non l'ho mai pubblicato. Adesso appunto dovreste avere una visione di tutto molto chiara, in quanto ho proprio la ring light di fronte che fa luce sull'armadio, e quindi iniziamo subito. Mi metto prima da tutti quanti i vestiti in questo modo, così man mano li andiamo a posizionare da quella parte. Allora, come prima cosa trovo questo vestito a incrocio verde, tipo di cotone a righine, tipo a costine, della Miss Selfridge. Questo qua lo tengo perché mi piace tanto, lo utilizzo molto spesso con dei collant e con gli stivaletti bassi lunghi e quindi lo tengo. Tengo anche quest'altro vestitino che ho preso da Primark, questo qua è molto più lungo, sempre a costine, però ha la particolarità sempre di avere le maniche a tre quarti e poi con i lacci qui sul dorso appunto del braccio. Questo qua veste molto, molto attillato, appunto mi piace tantissimo e quindi lo tengo. Poi ho questa felpina, un po' piena di pelucchi. Allora, questa felpina qua c'è scritto Don't Wake Me Up Until 25th December. Questa qua è stata la felpina che ho avuto in regalo con l'acquisto del calendario dell'avvento Glossy Box dell'anno scorso. E appunto, e questa qua la tengo perché comunque è una felpina molto calda perché è felpata dentro e poi è carina appunto da mettere per il periodo invernale. Inoltre è abbastanza lunga, quindi posso anche indossarla con un leggings sotto. Ecco qua. Qui devo a malincuore togliere una delle due, perché allora queste giacchine le ho comprate pochissimo, veramente pochissimo al mercato, e c'è questa qua tipo scamosciata. Entrambe mi piacciono tantissimo, però stavo pensando di togliere questa qui rossa perché effettivamente io non la utilizzo mai. È carina anche questa, quindi non so onestamente. Queste qua, diciamo, rimangono aperte, sono appunto lunghe. Questa qui, appunto, marroncina la utilizzo, però questa qua rossa non l'ho utilizzata mai. Tra l'altro, ho altre giacchine cosine rosse, quindi questa qua preferisco darla via. E quindi la vado a mettere dietro di voi, ok? E questa qua appunto la vado ad appendere. Tanto non voglio lasciare cose nell'armadio che so già che non utilizzo. Poi
Questa qua è una giacca, ovviamente non è nulla stirato, ragazzi, io stiro quando devo mettere. Questa qua appunto è una giacchina che ho preso da Primark che mi piace tantissimo, l'ho utilizzata tanto, veste molto bene, è abbastanza classica, ma sta benissimo anche con una. Io l'ho sempre indossata con una t-shirt bianca sotto, semplice, e un paio di jeans con le scarpe da tennis, veramente è strabella. Ha anche le manichine così arricciate, questa l'ho presa da Primark. Mi piace molto, ha un taglio appunto classico e la tengo. Andiamo adesso qua a declatterare. Allora, ho questa gonna qua. Questa qua di che cos'è? Di Primark, anzi, questa qua non la declattero. Allora, ho questa qui che tengo perché è molto leggera, molto comoda, è un beige un nero e mi piace, e quest'altra di Primark che è una di quelle là proprio classiche classiche da proprio da ufficio, da colloquio con lo spacchetto con lo spacco dietro. Io queste due le tengo, mentre fatemi vedere, forse l'altra l'ho già data via. Comunque andremo più avanti, le vedremo. Poi ho quest'altro vestito con le maniche lunghe e le spalle bombate rosso. Questo qua lo tengo perché alla fine è carino, è molto anche comodo. Questo qui è un gilettino che ho da tantissimo tempo, è di Tally Whale. Questo qua posso anche tenerlo, alla fine non mi occupa tanto spazio, però lo vado a spostare in un cassetto. E non in un appennino. Questa si mette qua. Poi, questo qua è una delle mie giacche preferite. L'ho presa sempre da Primark. Ha queste, allora, le maniche lunghe, anche qua ha le tasche poi. Non si abbottona ed è di questa fantasia a righe nere e bianche che a me piace tantissimo. Anche questa qua veste lunga, però ha tipo le pinze dietro, quindi segue molto la schiena, fa una bella forma, veste molto bene. Questa qua la tengo perché veramente è una di quelle più vecchie, l'ho lavata e rilavata, però è davvero sempre bellissima. Poi ho questo vestito qua bianco. Allora, questo vestito bianco mi piace, appunto, è un vestito con la a canotta che veste appunto a tubino e qua è leggermente più lungo. Dietro ha una semplice cerniera lunghissima. Allora, questo qui lo tengo, però lo cambio di posizione, lo vado a mettere di là in una stanza che abbiamo vuota dove c'è un armadio, dove li tengo, diciamo, lenzuola, asciugamani e il cambio giubbotti. Lo vado a mettere lì, ci tengo anche i vestiti eleganti, non quando ho delle occasioni magari li vado a prendere da lì, però qua preferisco fare spazio per le cose più che mi vanno a servire più proprio giornalmente. Altra giacca rossa, questa qua è della ProMode, me l'ha appunto regalata mia mamma l'ultima volta che sono andata, no, anche un po' prima. Qua c'è un bottone che comunque lascia uno scollo molto profondo. Anche questa giacchina mi piace, non faccio una scelta tra le due perché comunque sono sì, due rossi simili, ma i tessuti sono completamente diversi e quindi decido di tenere anche questa per il momento. Poi vedo quale sfrutto di più e magari un'altra la do via. Quest'altra è una delle ultime giacchine che ho comprato, mi piace da impazzire. Questa qua è di River Island, è un negozio appunto qua e ha righe più doppie, più spesse, più sottili, bianca e nera. Alla fine c'è questo nodino e si arriccia la manica. Lunga, non si abbottona, mi piace da impazzire questa giacca. Io le porto moltissimo le giacche a lavoro, non con la camicia sotto, nel senso mi capita magari, però non è così formale assolutamente. Posso andare sia in felpa che con la giacca, che con la gonna, che con i leggings, veramente. È un ambiente normalissimo di lavoro, però in genere io nel periodo appunto invernale, eccetera, preferisco sempre andare manica lunga e giacca. Questa qua è una camicina con le maniche corte che mi piace tantissimo. Questa è della,
non so, Extra Me, non so di che marca sia, è carinissima, è a righettine bianche e blu, maniche corte, classicissima camicia con le pinze dietro, lasciate stare che non è stirata, però questa qua la tengo. Poi abbiamo una felpina. Questa qua è una felpina blu, io queste qua le compro da Primark a pochissimo, ne ho altre due qui che adesso devo appendere e questa qua la tengo anche perché è una delle poche felpine che ho e la voglio assolutamente tenere. Poi andiamo a questo, allora questo qua mi piace molto, c'era un periodo che utilizzavo sempre il colore Bordeaux, ma sempre, sempre, sempre. Non so, questa qua la dovrei provare. Ora non ho assolutamente il coraggio, ragazze. Però secondo me una giacca in più, una giacca in meno non è mai, diciamo, non fa differenza. E quindi questa qua la tengo. Tengo anche queste due gonne. Questa qua mi piace tantissimo. Ha lo spacchetto qua, ha un tessuto un po' particolare. E questa qua l'ho comprata da Zuiki in Italia, mentre quest'altra qui me l'ha regalata mia mamma ed è di ProMod. Ha anche le tasche, questa mi piace veramente tantissimo e la tengo. Mamma mia, tengo anche questo qua ha dei ricordi bellissimi, questo vestito è a tre quarti, ha questa appunto trama a righe e quadrati. Il collettino è tipo in similpelle, poi è un normale tubino, però mi piace tantissimo. Poi, allora, qui abbiamo questo vestitino qua, che purtroppo, dico purtroppo, lo so, l'ho comprato a Praga, in un negozino a Praga, in una specie di simil Primark di Praga. È un vestitino così. Mi piace tantissimo, però mi sa che ho comprato una taglia troppo piccolina. Questa è una S perché praticamente mi fa il difetto qui sul seno, soprattutto i bottoni mi stanno appunto troppo rallentati e quindi non è proprio la comodità, però lo tengo perché ci sono molto appunto affezionata come ricordo di Praga e quindi quella lì assolutamente, questo qua assolutamente lo tengo. Un'altra cosa che ho comprato a Praga è questa gonnellina qua, è molto molto particolare come vedete, è tipo di vellutino verde con tutta quanta questa stampa floreale. È particolarissima, devo dirvi la verità che ancora non ho trovato un abbinamento adatto, secondo me. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, con cosa l'abbinereste, se la dareste via oppure no. È appunto proprio un verde, mentre quest'altro vestito qui dietro, ragazze, lo butto proprio perché è vecchissimo. Il tessuto penso sia anche logoro. Eccolo qua. E poi, comunque, è un vestito veramente ora tanto corto. Non credo più mi valorizzi. Mi valorizzava a 14 anni, 15 anni. Questo fiocco qui di lato non mi piace. Non mi piace neanche la combinazione, tipo rasino lucido e pizzo. Lo trovo un po' troppo forte. Quindi lo, tolgo. Poi, questa qua è un'altra delle mie giacche preferite, anche questa di Primark, non si allaccia, maniche lunghe, ed è questo verde particolarissimo, anche questa cioè, segna molto bene la schiena con le pinze dietro e quindi mi piace molto e la tengo. Poi ho questo qua che è una giacchina che ho acquistato da Lidl. È una giacchina che resta aperta, è molto calda, molto carina, comunque i colori mi piacciono, c'è il blu, c'è questo disegno qua col beigiolino, questa qua la tengo perché comunque è molto calda, anche se non la utilizzo per uscire, però mi piace. Questa è la mia gonna preferita, praticamente. Di Primark, di questo azzurro, mi piace da impazzire con questi bottoni grandi, quindi la stratengo, come tengo anche questa, che è una semplice gonnellina ampia, nera, semplicissima, che mi torna molto molto utile.
Tengo questo gilettino di Zara, mi sembra, sì, di Zara Basics, verde, verde oliva, è molto carino. Questo qua mi piace indossarlo così molto sportivamente con una maglina sotto. Questo qua è un'altra giacca. Allora, devo dirvi la verità, questa qua l'ho acquistata io da Zara, però le maniche sono... finiscono più larghe, non so se avete voi la percezione, e mi vanno le maniche un po' troppo lunghe. Però per il resto è davvero bellina. La tengo soltanto perché non ho altre giacche bianche. Una volta che ne comprerò una bianca, l'andrò a dare via questa qua. Poi qua tengo tutti quanti gli appendini vuoti. Poi abbiamo questa camicia bianca e rosa che tengo e questo qua che è un giacchino nero di semplicissimo lungo di Zara con i vari bottoncini che onestamente tengo perché mi salva la vita molto molto spesso quando non so cosa mettere. Altra giacca preferita, questa è di Miss Selfridge ed è un rosa cipria, anche questa bellissima, maniche arricciate, adoro. Felpina di Super Dry, questa qua è una felpina che mi ha, la felpina che mi ha regalato Andrea per lo scorso Natale, la adoro, è caldissima ragazze, quindi questa qua assolutamente la tengo, ovviamente. Poi vi faccio vedere molto velocemente questa che è una camicia di Hugo Boss. Questa qua è di Andrea, ragazze, però la utilizzo io. Tengo assolutamente perché lui non sta più di spalle, però gli faceva appunto male, cioè non gli andava di buttarla appunto vista il costo. E allora ho detto vabbè, non ti preoccupare, la prendo io. La mia camicina azzurrina di Benetton e poi c'è quest'altra camicina di Tezenis. Tengo tutto perché appunto le utilizzo. Poi questa qua non mi piace, nel senso la tengo qua soltanto perché è appunto una felpa, la felpa l'appendo, però è veramente tanto 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 calda, è lunghissima, questa qua tra l'altro l'ho comprata da Lidl proprio con il cappuccio, la utilizzo in casa quando fa veramente veramente freddo, proprio che nevica fuori, però in casa con il riscaldamento e tutto non fa mai così tanto freddo per indossarla. La tengo e la vado a mettere però nell'altra stanza perché questa anche in inverno non la indosso. Praticamente, però non la voglio dar via perché non ho, credo, cose così tanto pesanti come questa felpa. Qua mi sono scordata di mostrarvi questo. Questo qui è una sorta di spolverino. Mi piace tanto, me l'ha regalato un ex collega nel mio ex posto di lavoro. Anche se è veramente tante taglie più grande della mia, però mi risolve anche questa spesso i problemi di una giacchettina leggera da portare. Secondo me questa qua la porterò anche in Sardegna, magari la sera che può fare un pochino di più fresco, visto che andremo a metà settembre. La seconda settimana di settembre, questa qua magari può giusto coprire le spalle, così, non lo so, vedremo. Poi allora, vi faccio vedere molto alla veloce questa giacca, sempre di Primark, mi sembra, adoro e la tengo. Questo qua che è un vestitino di Shein, ragazze, che in realtà è molto molto bello, è molto semplice, tipo lupetto qui su di un blu bellino. Poi questa che la stra adoro, è tipo un giubbino militare di Primark, lo comprai, mi ricordo questo qua, pochissimo, e lo stra adoro. E poi ho il mio maglioncino di Ralph Lauren, questo qua beigiolino, semplice. Questo qua ovviamente lo tengo. Poi ho questo qua che è un vestitino che mi ha regalato Andrea, mentre quest'altro me l'ha regalato mia madre, più particolare, ragazze. Me lo faccio vedere. Eccolo qui.
Eccolo qua, questo qua è il vestitino che mi ha regalato appunto. Scusate ragazze, ma mi si è bloccata la registrazione. Vi stavo facendo vedere questo qua che è il vestitino che mi ha regalato mia mamma, tutto plissettato. Per magari qualche occasione lo tengo. Questo qua però per adesso voglio andarlo a spostare appunto nell'altro armadio perché comunque sono vestitini così ineleganti che non mi servono. E poi questo qua che è l'ultimo acquisto, non ve l'ho fatto vedere, ed è una, infatti ha ancora l'etichetta, ed è una maglina di River Island, questa qua appunto di questo raso, il colore è molto shocking, le maniche sono a pipistrello, veste non a crop top, però è comunque cortino, fate quindi caso che veste così, quindi su in vita. E niente, l'ho presa perché l'ho trovata al TK Maxx in straofferta, quindi l'ho voluta prendere. Infine ci sono queste due giaccone. Questa qua verde la tengo perché non ho una giacca verde di questo tipo proprio di lana così pesante e quindi la tengo. Questa viene anche da Primark. Mentre questa qui che è appunto con il bordeaux la tengo ma la metto di là perché questa l'ho utilizzata moltissimo, si è fatta vecchiotta e quindi magari la utilizzo per casa ancora è buona. E niente, questo qua è quanto. Devo soltanto appendere due felpine. Questa è una felpina che ho utilizzato praticamente in questi giorni, la settimana scorsa. Questa appunto è una felpina sempre di Primark, l'ho lavata e la vado a mettere qua. E infine un'altra sempre di Primark con scritto Sorry Not Sorry di questo appunto bordeaux. Come vi dicevo, mi ero un po' fissata con il bordeaux. Ecco qui, questa qua. Ecco qui, questo qua è l'armadio, ragazze. Adesso metto un attimo in pausa il video, cambio inquadratura e ci vediamo tra pochissimo. Eccomi qua, ragazze. Come potete vedere, qua c'è veramente, veramente, veramente tanto, tanto casino. Avevo poggiato dei vestiti che non avevo, diciamo, più grucce per appendere. Adesso ne ho liberata qualcuna, quindi vedrò appunto di appendere qualcosa. E a un certo punto poi prendi delle scarpe, rimettile, eccetera. Comunque non ho mai rimesso a posto e c'è veramente uno schifo. Inoltre, appunto, come vi ho detto all'inizio del video, avevo già fatto un po' di decluttering, però appunto non, come dire, non avevo, come dire, la qualità del video sufficiente, cioè buona per farvi vedere tutto. Sto vedendo anche che non ho praticamente più memoria per poter registrare, quindi forse è meglio che vi registro questa parte, così ci sono scarpe, vestiti, c'è un po' di tutto in un altro video. Quindi ufficialmente la prima parte di questa sistemazione armadio è terminata e ci vediamo, diciamo, al prossimo video con la prossima parte della sistemazione. Ciao!